Questo è per i posteri. Dio santo, i miei occhi! Oh, Bugley! Datti un contegno, mettiamoci al lavoro e non parliamone più. Forza e coraggio, al lavoro! Ok, si parte. Bella spuntatina? Scegli, ti faccio io. Su! Solo una giustatina qua e là? Va bene? Ci sei, ora trova quella cosa. Viviamo un po' l'ambiente. Un bel modo per spargere la voce.
Non ci posso credere. Con che coraggio. Divieto di sosta. Trappola volante. Il mancato pagamento della somma porterà al rinvio a giudizio. Cosa? Prendiamo le cose interessanti. Pensaci tu. Tocca a te. Thank you.
Vedete quel ragno? Adesso cosa succede? Ok, si parte. Diamoci da fare. Non funziona. Ci deve essere un intruso. Thank you.
Arrivo! Adesso sei... Sono dentro. Lascia fare a me. Ho copiato l'hard disk, ma non riesco a leggerlo. Probabilmente è stato criptato con un modulo di sicurezza hardware. Senza quel modulo ci vorrà molto tempo. Ne riparleremo. Tu intanto tirati fuori da lì. Bagley, qui mi servi tu. Posso fare a meno della chiave master di Hendrix, sempre che non ti dispiaccia congelare la missione per 26 anni. Ora, che si fa? Si torna su Puller? Esatto. Ovviamente Hendrix ha aggiornato di nuovo le sue preferenze. Che tipo eclettico. Chi sta cercando stavolta? La regina? Stavolta sta cercando una spia, anche se mi sfugge quale razza di spia possa compromettere la propria identità segreta su un sito di incontri non protetto. Ricevuto. Per una nuova operazione? Grazie al cielo, mi stavo annoiando. Ehi, preparati, stasera è...
appuntamento. Spero tu non abbia buttato via le manette e gli altri giocattolini del tuo vecchio lavoro. State ascoltando la talpa. Può causare nausea, vomito ed emicrania. Questa è la talpa, il programma satirico di resistenza offerto da Baccanier Radio. Io sono Andy e come sempre qui con me c'è Alice. È un piacere essere qui con te, Andy. Se... Sembra che la resistenza se la stia passando male. Oh, di nuovo? Pare ci siano novità sul Tencent, ovvero la resistenza, o meglio l'organizzazione terroristica per eccellenza secondo Governo, Albion, Sears, Bloom e Clan Kelly. Stando a un ufficiale del Sears, il Tencent non sarebbe più una minaccia. Come dargli torto, visto che non è mai stato una minaccia. Mi ricorda zia Gladys quando era in ospedale. Oh, Andy, quel chirurgo mi sta minacciando con un coltello e vuole farmi svenire. Quelli sono bisturi anestetici. Comunque, se gli ufficiali del Sears dicono che il dottor è morto, immagino che invece sia venuto. Ma sono preoccupato. Eli, a volte penso che il dottor sia la nostra unica speranza. Speranza, tu che dici? Penso che la speranza... Viviamo in uno stato in cui la propaganda e l'informazione ci vengono imposte da un algoritmo. E tutte le resistenze che ho visto non valevano più della sterlina al cambio attuale. E la speranza è una cosa che costa parecchio. Giusto. Quindi niente di tutto questo ha senso? Del resto ho passato tutta la vita a fare cose senza senso. Tipo seguire lo sport, pensare allo sport, ricordarmi di guardare lo sport, imparare il francese, sperare in un futuro migliore. Tutto senza senso. Però lo ho fatto, da questo che conta. C'è una luce in fondo al tunnel? Io credo proprio di sì. Cos'è quella luce? Mi trovo? No, credo proprio. Sarà la speranza che brucia sul rogo? Possibile. È l'anima di Sky Larsen che implode nel suo vuoto esistenziale? Può essere. È l'ego di Nigel Cass, che ora è talmente grande da aver assorbito tutta la luce dell'universo? Credo proprio che sia quello, mi sa di sì. Sì, ma noi non molleremo, talpa amici. La resistenza non morirà e un giorno saremo di nuovo liberi. Liberi dalla schiavitù tecnologica, liberi di scegliere il nostro futuro, liberi di vivere le nostre vite, liberi di tornare a perdere tempo. Se qualcuno che conoscete è coinvolto in attività criminali, segnalatelo alle autorità.
a Upload. Oggi parleremo insieme di criptovaluta. Ormai ci sembra quasi che la cripto sia sempre esistita, mentre invece è piuttosto recente. Tu l'hai adottata subito? Sono stato uno dei primi a utilizzarla. Mi sembrava una bella novità in fatto di transazioni finali. Facciamo un piccolo riassunto. La criptovaluta si basa sulla Distributed Ledger Technology, la tecnologia che tiene traccia di tutte le transazioni. Significa che c'è un sistema decentralizzato senza la necessità di un rapporto di fiducia con enti terzi, come avveniva con le vecchie banche. Uno dei motivi che mi ha convinto subito è la garanzia dell'anonimato. Esatto. Le caratteristiche della criptovaluta si prestavano bene a quella concezione. L'obiettivo era trovare un'alternativa ai sistemi centralizzati. Era una specie di filosofia punk controcorrente. La chiave del distributed ledger è che non devi fare affidamento su una persona fisica che monitori chi ha quanto denaro e come lo spende. Sono informazioni alla portata di tutti e permettono comunque di garantire l'anonimato. Ma non tutti vogliono mantenere l'idea originaria della cripto. C'è chi non condivide questa mentalità. Abbiamo visto istituzioni, aziende e governi fare esperimenti con la cripto che poco hanno a che fare con la tua idea. Sono quello che sei. Ricorda, ci serve quella chiave di sicurezza per inchiodare Jack Heath e i suoi complici. Stai bene? Eh? Sì, ho solo perso una cosa importante. Vai, dimmi. Farò di meglio, andiamo? Ho preparato qualcosa di speciale. Di sicuro i tuoi amici del Sears potevano andarci più leggeri con me a quel posto di blocco. Nessuno mi ha mai trattato in quel modo, mai. Mi spiace deluderti, ma non tutti gli oggetti che sequestriamo ai posti di blocco vengono poi restituiti. Ma io ne ho bisogno, ne va della mia vita, letteralmente. Forse posso aiutarti. Te ne sarei molto grato. E quanto grato? Lo so. La situazione ha preso una piega inaspettata. Beh, questo spiega perché volesse uscire con una spia. Gli serve qualcuno che si introduca in quella struttura per recuperare la sua chiave di sicurezza. Pensi di farcela? Sì. Sta
arrivando il suo compleanno. Avviso, la città di Londra viene. Non si vive! Non so voi, ma a me questa follia dell'automazione ha rotto le scatole. Ho lavorato per la stessa azienda per più di 15 anni. Non ho mai avuto un problema. Sono sempre stato puntuale. E loro cosa fanno? Mi licenziano e mi gettano via come immondizia. E tutto perché? Per sostituirmi con un fottuto robot. E non solo lì, tutto il mio reparto. La chiave di Hendrix deve essere in un drive USB sul posto. Ricorda, è la nostra sola possibilità per decrittare le prove dei misfatti di Heath. Vado dove voglio. Ah, com'è possibile? Fatti una vita. Fastidio!
Ecco la chiave di decrittazione. Fatto. Ottimo lavoro. Esci da lì. Io avvio la decrittazione e giro i file al Cairo. Sto vecchio mi dice che vorrebbe rimettersi sul mercato. Madonna, sì, ma sì. Chiamate in arrivo da Dez e Cairo. Non so cosa dire, ragazzi. Sto guardando il file di Hendrix, è pazzesco. Bonifici, conti segreti, liste di clienti, tutto ciò che serve per incastrarla. E poi il dating online non funziona. Devo ammettere che avevano messo su un bel business. Il nostro ministrucolo aveva la merce e hit i contatti. Il bastardo avrà anche amici potenti, ma i traditori non piacciono a nessuno. È davvero spacciato. Il popolo egiziano ha un bel debito con voi. Un debito enorme. Sono felice di aver potuto dare una mano. Grazie, Sabra. Sì, ti ho detto di sì. È così, credimi. Ciao, bello. Allora? Cosa? No. Andiamo a vedere quanto casino riusciamo a fare? Ci divertiremo. Entriamo in azione? Non sarebbe male avere con noi qualcuno che conosce la legge. Ironicamente, coordinare un gruppo di resistenza sarebbe più semplice se qualcuno ci potesse dare assistenza legale. Un complotto per finanziare i terroristi egiziani, incentrato sulla vendita di preziosi reperti, è stato portato alla luce dal gruppo noto come DedSec. Sono coinvolti Jack Heath, uno degli uomini più ricchi di Londra, nonché CEO della casa d'aste Evangeline, e il ministro della cultura egiziano. Entrambi sono in custodia in attesa di processo nei rispettivi paesi d'appartenenza. Sei pronta a darti da fare e a riconquistare questa città? Fai parte del DedSec, tesoro? Magari puoi aiutarmi. Vedremo. Qual è il problema? Io e un mio amico stavamo facendo un sit-in di protesta contro l'Albion. Ma le cose si sono messe male. L'Albion è arrivata in forze e quei farabutti hanno malmenato il mio amico, tanto che l'hanno portato via in ambulanza. Beh, ci hanno detto che è morto, ma non lasciano vedere il corpo a nessuno, nemmeno alla sua famiglia. Brutta storia.
Voglio solo sapere che è successo. Dare un estremo saluto. Aiutatemi ad avere un po' di pace e sarò in debito con voi. Non mi dici niente di buono, ma ce ne occuperemo. Sterline gli ha lanciato una maledizione. Cioè, no, non so se abbia fatto realmente qualcosa, ma... Però mi ha fatto sentire molto, molto meglio. Il rapporto ufficiale dice che l'amico è morto dopo il trasporto in ospedale. Credo sia un buon posto dove iniziare. Tocca a te. Cazzo, sì. Sei all'ospedale dove è morto l'amico del nostro contatto. Lì dovremmo riuscire ad accedere alla sua cartella clinica. Ricevuto. Sì, ma... Ma davvero? No, 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 aspetta. Sì, c'è... Non c'è bisogno di scaldarsi. Oh, cazzo! Silenzio! Sentito qualcosa. Ecco l'hub CTOS. Beh, il nostro contatto dovrebbe essere contento. A quanto pare il suo amico non è morto. E se lo fosse, non è morto qui. Che vuoi dire? Non trovo niente nei registri dei pazienti. E dai dati del GPS risulta che l'ambulanza sia sparita prima di raggiungere l'ospedale. L'autista deve averlo spento. Una mossa sospetta, molto sospetta. Darò una controllata. Non dovrai cercare a lungo. L'autista è già sul posto. Ciao. Dai, quanto mi fa incazzare! Io che pensavo che prima fosse facile. Molto bene, Derzek. Eccoti i dati. Bene, io analizzerò il tutto mentre tu te la svigni da questo ospedale assai pericoloso. Certo.
respiro profondo, lungo e profondo. Datti una calata. Non c'è bisogno di scaldarsi tanto. Certo. Cazzo è? Ma che bellezza! Magli, che hai scoperto? Ho incrociato gli spostamenti dell'autista con i dati mancanti nel GPS dell'ambulanza. Credo che abbia scaricato il paziente in una struttura del SIRS. Ah, interessante. I maniaci che lavorano per i servizi segreti come il SIRS non hanno l'abitudine di interrogare i cadaveri. Se la nostra persona scomparsa è nelle loro mani, potrebbe essere ancora viva. Ci penso io. Ehi. Ho appena trovato un pezzo grosso dei Kelly. Credi che si convertirebbe alla nostra causa? Hai a cuore una persona, considerati. E da un giorno all'altro smette di risponderti ai messaggi. Non risponde più al telefono. Non riesci più a parlare. Rivediamo. Sono tipo 10 anni. Lo conosco da 10 anni. Di mondo viviamo. Avete mandato in rovina questa città. Salvate Elena e Chess. Ci sono. Così come la nostra persona scomparsa. Sembra che il SIRS stia arrestando dissidenti per imprigionarli qui. Il livello di sorveglianza sarà elevatissimo. In che cosa mi sono andato a ficcare? Avete dimenticato come si lavora? L'ostaggio è qui, tiriamolo fuori. Liberarlo.
L'hai scampata, pare. Buone notizie, il tuo amico è stato torturato. Nel senso, era prigioniero del Sears, ma vivo. Siamo riusciti a tirarlo fuori, ora è al sicuro. Per la miseria? Oh, grazie a Dio, avevo quasi perso la speranza. Il Sears e quei maledetti figli di buona donna. Oh, non so proprio come ringraziarvi. Vuoi entrare? Prego. Prendi la pillola rossa. Entra nel DedSec. E va bene, ci sto.
Belzec ha bisogno di te. Pensavo ti fossi dimenticato di me. Aiutami! Vattene da qui! La nostra potenziale recluta ci sta chiamando. Vi metto in contatto. Se posso dare una mano al DedSec, fammelo sapere. Sai come potresti renderti utile? Unisciti a noi. Entra nel DedSec. Ma sì, ci sto. Fanculo. Ho una persona sospetta da segnalare. La mia collega Alice, ieri al passaggio di un veicolo Albion, ha borbottato ad alta voce. Ha detto che gli uccelli sono meglio dei droni Bloom. Sul serio? I droni non ti cagano su picnic. E soprattutto, non so se sia vero o meno, ma ne sono piuttosto sicuro, quindi segnatevelo, possiede non una, ma ben due tube di falloppio non originali. Non so cosa siano, ma sembrano sospette. Se avessi guadagnato una cripto per tutte le segnalazioni sulle mie tube, ora ne avrei tipo tre. Che penso corrispondano a circa 120.000 delle care vecchie sterline di una volta. Vi faremo sapere se siamo stati arrestati o internati nel prossimo episodio. Alice, io adoro questo sistema. Elimina tutto quel risentimento represso nei confronti di vicini, colleghi o, che ne so, i parenti. Adesso ti basta segnalarli e si risolve tutto quanto. Anche se la cosa potrebbe ritorcersi contro di voi. Si sa, i litigi tra genitori e figli sono tipici in famiglia. E nella Gran Bretagna di oggi i vostri figli potrebbero segnalarvi per primi. Vi conviene precederli sul tempo e denunciarli alle autorità. Qual era il numero? Ecco, richiamo subito. Salve. Questa volta vorrei segnalare mio figlio. Chiamiamolo... Aspettiamo e vediamo se la spia del Circe salta fuori. Una spia che ha preso di mira la nostra potenziale recluta è qui in zona. Puoi hackerare il suo optic ed eliminare quello che ha raccolto. È un'ottima occasione per risolvere la faccenda. Iscrivetevi alla mailing list per sapere quando verrà raggiunto.
Scatenate il potenziale della vostra vita. Una semplice operazione. Informazioni cancellate. Ora il Sears se ne starà buono per un po'. Il nostro contatto potrà rilassarsi. La nostra potenziale recluta ci sta chiamando. Vi metto in contatto. Ti devo un favore, anche due. Sai come potresti renderti utile? Unisciti a noi. Entra nel DedSec. Sì, cazzo, sono tutta vostra. Abbiamo portato male i suoi vostri occhi, ma la nostra nuova impresa è nostra. Umanità e tecnologia. Vi faccio vedere. Ecco, senti. Una possibilità di lasciarci alle spalle introdurre. Sembra tutto grigio, ma una nuova società c'è. Una società di pace, innovazione e prosperità. Iscrivetevi alla mia per sapere cosa scatenate il potenziale della vostra mente. Una semplice operazione e siete liberi per sempre. Entrate in questa. Abbiamo portato Babili sui vostri occhi,
ma la nostra nuova impresa è rivoluzionaria. Umanità e tecnologia. Troviamo l'hacker che usa il drone! Iscrivetevi alla mia lista per sapere quando verrà raggiunto. Scatenate un po' di sinale della vostra vita. Una semplice operazione e sarete liberi per sempre. Entrate in lista d'attesa per unirvi a noi nel mondo di domani. Dei vecchi è il futuro. Un futuro molto luminoso. Brokater ha guidato il mondo dell'innovazione e dell'idea. Abbiamo automatizzato i taxi verdi. Abbiamo portato bambini sui vostri lati. Ma la nostra nuova impresa è rivoluzionaria. Umanità e tecnologia. Due facce della stessa medaglia. Ecco il senso del verde. Una possibilità di lasciarci alle spalle i problemi del mondo. Amore e prosperità. Iscrivetevi alla mia lista per sapere quando verrà la vita. Scatenate il potenziale della vostra vita. Una semplice operazione e sarete liberi per sempre. Entrate in lista d'attesa per unirvi a noi nel mondo di domani. Daybreak è il futuro. Un futuro molto luminoso. Brokater ha guidato il mondo dell'innovazione e dell'idea. Abbiamo automatizzato i taxi di Locke. Abbiamo portato immagini sui vostri lati. Ma la nostra nuova impresa è rivoluzionaria. Umanità e tecnologia. Due facce della stessa realtà. Ecco il senso del verde. Una possibilità di lasciarci alle spalle i problemi del mondo. Sembra tutto grigio, ma una nuova società che una società di pace, innovazione, amore e prosperità. Iscrivetevi alla mailing list per sapere quando verrà il maggio di Fede. Scatenate il potenziale della vostra mente. Una semplice operazione e per entrate a vita da te per unirvi il mondo nel mondo futuro. Dei greca è futuro. Un futuro. Sembra tutto grigio, ma una nuova società che attende. Una società di pace, innovazione, amore e prosperità. Iscrivetevi alla mailing list per sapere quando verrà il lancio di Fede. Scatenate il potenziale della vostra mente. Una semplice operazione e sarete liberi per sempre. Entrate in lista d'attesa per unirvi a noi nel mondo di domani. Daybreak è il futuro. Un futuro molto luminoso. Brokater ha guidato il mondo dell'innovazione e dell'idea.
responsabili sui vostri occhi. Ma la nostra nuova impresa è rivoluzionaria. Umanità e tecnologia. Due facce della stessa vita. Ecco il senso di questo. Ma una nuova società di una società di pace, il mio sogno, amore e prosperità. Iscrivetevi alla mia rivista scatenate. Abbiamo automatizzato i taxi di lavoro. Abbiamo portato mani sui vostri occhi. Ma la nostra nuova impresa è rivoluzionaria. Umanità e tecnologia. Due facce della stessa vita. Ecco il senso di vita. Una possibilità di lasciarci alle spalle i problemi del mondo. Sembra tutto bene. Ma una nuova società. Una società di pace, innovazione, amore e prosperità. Iscrivetevi alla mailing list per sapere quando avverrà il lancio di Tech. Scatenate il potenziale della vostra mente. Una semplice operazione e sarete liberi per sempre. Entrate in lista d'attesa per unirvi a noi nel mondo di tutto. Deve che è tutto. Allora, bello questo capitalismo sfrenato, eh? Ma infatti. Diamo un futuro ai nostri figli! Di un po' d'azione. Non vedo l'ora, bello! Tutto ok? Ascolta, no. Ieri sera è stato un maggio. Dead Scemi, è il vero DedSec che vi parla. Che cazzo? Vi hanno fregati. Succede. Come hai fatto a entrare nel sistema? E che ci vuole? Come ho detto, noi siamo il vero DedSec. Ah sì, e chi lo dice? Vi ha investito il dio del DedSec? Avete un certificato ufficiale? Abbiamo Bugly. Bugly? Bugly ce l'abbiamo tutti. Ci sono diverse ottime caffetterie nel raggio di 3 chilometri. Sentite. So che non è facile da digerire, ma uno stronzo di nome Peck vi ha manipolati. Sanno di Peck, forse sanno anche del virus. Un virus, eh? Chiudi la bocca! Ma stronzetti, se siete nei guai, forse vi possiamo aiutare noi. Merda, alcuni dei nostri stanno caricando un virus a Waterloo per bloccare i trasporti. Nessuno dovrebbe farsi male, ma... Grazie per l'informazione, forse un giorno farete davvero parte del DedSec. Ciao! Idiota, perché gliel'hai detto?
La loro rete di sicurezza ha più buchi delle trame dei racconti pubblicati sul tuo blog, quindi ho potuto analizzare il virus. Non si limiterà a bloccare i treni, ne farà deragliare uno. Ah, merda! Una volta dentro il sistema della stazione di Waterloo, dovremo solo hackerare il treno giusto e azionare manualmente il freno. Un gioco da ragazzi! Durante la scansione non muoverti. Sono i miei muscoli che si muovono. Scansione, tutto in ordine, vai. Albion ha bloccato ogni ingresso alla stazione di Waterloo. Ma abbiamo due vie, una attraverso il cantiere a nord-ovest e una dal ponte sospeso a nord-est. Capito. Cos'era quel gruppo? Molto bene. Ho già detto che non so assolutamente manovrare un treno. Ho un'idea. Basta cazzate e ferma quel treno. Monitor motrice 36, rispondete.
Riduci subito la velocità. Stai superando i limiti di sicurezza. Fantastico, cazzo! Applauso, Deadsec! Che storia! Sì, te la sei cavata bene, ma non tutti vogliono farti complimenti. Albion, per esempio, pare che non siano dei fan di chi gioca con i loro treni. Dalle telecamere vedo numerosi nemici in arrivo. Capito. Esiste una tariffa concordata per ogni caso di giustizia sommaria. Ben fatto. In questo momento sto inviando ai media le prove dell'attività del falso Deadsec. È così che fa il vero Deadsec, porco cazzo. Non accettiamo imitazioni. A proposito, che pensiamo di fare con il finto Deadsec? Oh, ti prego, possiamo adottarli. Prometto di prendermene cura e di accudirli tutti i giorni. Li ho aggiunti ai tuoi contatti. Grazie. Chiedere al primo ministro cosa ne pensa. Chiamiamolo in diretta. Salve, qui al 10 di Downing Street. Buongiorno, il primo ministro è in casa? Mi faccia controllare. Mi spiace, non c'è. Tornerà tra una decina d'anni. Oh, non importa. Con chi posso parlare? Beh, se proprio vuole, le passo la banda di burattinai che lo manovra. Parlerò con loro, allora. Oh, Andy, ti ricordi quando era bello fare scherzi? Che abbandonano i figli nei boschi perché li crescano.